No, 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 non abbiamo detto che... No, dico, ma è il ragionamento è questo. No, non è questo il ragionamento. È giusto che cioè, le banche fungono da intermediari finanziari, ma anche da creatori di moneta. Noi obiettiamo col fatto che le banche creino denaro al momento del prestito. È questo che noi obiettiamo. Come fa a fallire una banca dal momento che crea denaro? Fallisce perché si, dal punto di vista contabile si mette a bilancio delle promesse di pagamento che potrebbero non essere esatte, nel senso che se io presto a una persona che ad esempio, non so, per comprare una casa, 100.000 euro, questa persona poi fallisce, non so, viene licenziata, no? E quindi non gli può più restituire i soldi, cioè sono meccanismi che abbiamo visto cioè, avvenire in... Falliscono le banche che decidono di far fallire. Però a questo punto diventa un problema un po' quasi più politico, nel senso che ci si può permettere di far fallire magari una piccola banca, però non so se ad esempio una banca come abbiamo visto, non so, Montepaschi, che non è neanche la più grande banca d'Italia. Abbiamo visto che comunque lo Stato è dovuto intervenire, no? Per salvarla, e poi è dovuto intervenire utilizzando ad esempio i soldi. La prima volta che l'ha salvata ha usato 4 miliardi, che poi erano i famosi 4 miliardi pagati per l'IMU. Quindi cioè, diventa un problema politico che cioè, finché le banche, diciamo in tempi di vacche grasse, le banche traggono un guadagno, prima o poi potrebbe capitare, ma poi la storia dimostra che poi è quasi sempre avvenuto, che le banche abbiano abusato di questo potere. Per cui si sono trovate in difficoltà perché nessuno aveva più la capacità di restituire i soldi che loro avevano prestato. Mozione d'ordine, la discussione, apriamo una parentesi di discussione adesso o no. Concludiamo? Cerco di concludere veloce. Finisce la relazione e poi c'è professor Gallegati che poi, e poi abbiamo la discussione, abbiamo ampio margine per la discussione. L'intervento della Svizzera e l'intervento di Domenico. Ora, ma infatti è difficile dire quanto le banche guadagnano da tutto ciò, nel senso che le banche quando in periodo buono, cioè pre-crisi guadagnano molto, poi chiaramente subentra la crisi le banche non si trovano, cioè non è che guadagnano più da questa operazione. Inoltre le banche decidono chi può prendere a prestito e a quale scopo, secondo quali criteri e in qualche modo... cioè, decidono anche in quali settori dell'economia il denaro va a finire, che poi tipicamente abbiamo visto che la maggior parte finisce o nel settore finanziario o nel settore immobiliare, e questo consente loro di plasmare il modo in cui si sviluppa l'economia. Ora questa veramente, diciamo che vale un po', è una slide, nel senso che rappresenta il prezzo al metro quadro in Italia medio nel corso degli anni, quindi cioè, prende un po' tutto, città grandi, città piccole, posti sfortunati, posti turistici, quindi è molto difficile fare un'analisi del settore immobiliare perché poi l'Agenzia delle Entrate sostanzialmente si fa pagare questi dati, quindi non si possono avere gratuitamente. Comunque vediamo che almeno fino al 2008 una crescita dell'M1, quindi dei conti correnti e il prezzo metro quadro per le case bene o male è cresciuto, fino a poi in tempi di pre-crisi diciamo divergere, nel senso che poi i prezzi delle case sono andati pian piano a scendere, almeno in buona parte dell'Italia, purtroppo non a Milano. A Milano no, ci vorrebbe un po' di deflazione secondo me. Ora bene o male, 5 minuti e poi concludiamo. Abbiamo visto un po' quali sono almeno alcune disfunzioni del sistema attuale e quali sono le soluzioni che noi, quando intendo noi, diciamo noi di moneta comune, ma anche diciamo i movimenti dell'IMMR, tra cui appunto Moneta Intera, che è il movimento che si occupa di portare gli stessi temi in Svizzera, sono riusciti a portare un referendum su questi temi in Svizzera, poi ve ne parleranno i loro attivisti. Innanzitutto bisogna
bisognerebbe aggiornare il sistema monetario attuale, perché in qualche modo noi abbiamo un sistema monetario che ha ancora dei residui di un sistema medievale, cioè riserve, mezze finte riserve, copertura di carta, di conti correnti. Diciamo che come le monete e le banconote sono soggette alla giurisdizione dello Stato ed è lo Stato che ne decide l'emissione, anche il denaro elettronico deve venire inquadrato nella giusta giurisdizione e sottoposto al controllo dello Stato. Quindi bisognerebbe riconoscere quello che chiamiamo il quarto potere, che sembra il... Chi era il quarto potere? Il film. Sì. In qualche modo bisogna riuscire a ricondurre anche quello che viene chiamato potere monetativo da Monetative, che è l'associazione tedesca che fa parte degli MMR, allo Stato, seguendo gli stessi principi di democrazia, trasparenza e indipendenza che si ha per gli altri tre, nel senso che come chiaramente deve essere inquadrato giuridicamente in un modo giusto, perché come gli altri tre poteri sono separati tra di loro, anche il potere monetativo, nel senso, deve essere inquadrato in un modo giusto, quindi messo al riparo, come in parte già è, nel senso che la banca centrale ha degli obiettivi che non sono quelli del governo italiano, ma ad esempio l'obiettivo dell'inflazione. Un qualcosa di simile dovrebbe essere mantenuto, e comunque mai mantenuto, seguendo le stesse idee, comunque inquadrato nel modo giusto. Inoltre bisognerebbe separare il denaro dal debito, nel senso che tutto il denaro che noi prendiamo, utilizziamo, è di fatto preso a prestito, però il fatto che denaro sia debito o che nasca debito, cioè non è assolutamente necessario che sia così. Per esempio nel corso del Medioevo il denaro non veniva preso a prestito dal sovrano, ma il sovrano, forte della sua autorità, quindi ci metteva la faccia sopra le proprie monete, lo spendeva direttamente nell'economia, finanziando lo Stato, le guerre, quello che doveva fare. Per cui non c'è un motivo per cui lo Stato attualmente non possa fare la stessa cosa. Quindi creare del denaro e spenderlo direttamente nell'economia reale. In questo modo il potere di creazione del denaro verrà separato dalla funzione di intermediazione finanziaria della banca. Cioè, questo non vuol dire appunto nazionalizzare le banche, vuol dire nazionalizzare il meccanismo di emissione del denaro. Le banche possono tranquillamente rimanere delle entità private, però non godere più di questo privilegio. Lo Stato, proprio attraverso il meccanismo di creazione di moneta, avrà un reddito supplementare che servirà per finanziare le sue attività. Ora, appunto, come è difficile stabilire quanto sia il guadagno delle banche, è anche difficile stabilire quanto possa essere la cifra corrispondente che potrebbe avere lo Stato da spendere. Questo non vuol dire che verranno abolite tutte le tasse o semplicemente che il denaro, che lo Stato per finanziare qualunque cosa creerà del denaro. Cifre che sono state stimate sono circa 50-150 miliardi di euro all'anno per l'Eurozona. Ora, il punto di come lo Stato utilizzerà questi soldi dipende molto, è a questo punto più un problema politico che un problema monetario, nel senso che c'è chi dice che questo denaro dovrà andare a pagare il debito pubblico, ripagarlo in parte, essere speso come reddito di cittadinanza, piuttosto che essere speso per educazione, ricerca, infrastrutture, però appunto questa è un'idea che è abbastanza diffusa negli MMR, nel senso che come verrà speso questo denaro è un problema, è una questione più politica piuttosto che monetaria. E da questo punto di vista diciamo che le banche non avranno più questo, chiamiamolo, pasto gratis, e diventeranno quelle che noi pensiamo che oggi siano, cioè pure intermediari di credito, e non intermediari di credito che hanno anche la funzione di creazione di moneta. Quindi di fatto le banche funzioneranno come già oggi pensiamo che esse funzionano, e il denaro presente nei conti correnti, questa è una cosa un po'
diciamo un po' tecnica, cioè richiederebbe una spiegazione tecnica sottostante, un po' più precisa, comunque che ha a che fare anche con l'intervento del professore prima. Però il denaro presente allo stato attuale non rappresenta proprio denaro proprio che la banca amministra, cioè rappresenta il diritto di ottenere una quantità corrispondente di denaro dalla banca, però di fatto il nostro denaro nei conti correnti non è di proprietà nostra, ma è di proprietà della banca stessa. In questo modo noi avremo una chiara distinzione tra quello che è il denaro nostro, che le banche amministrano per nostro conto, e il denaro che appartiene alla banca. E questo denaro potrà essere sotto forma elettronica, contanti, qualunque tipo, ma sarà chiaro che le banche amministrano questo denaro, che però è di nostra proprietà. Inoltre avremo un sistema di più facile valutazione e probabilmente minori livelli di debito per famiglie e imprese, e appunto anche la possibilità di avere una quantità di denaro rilevante che lo Stato potrà spendere per politiche sociali, industriali ed economiche. In generale anche il sistema economico nella sua globalità sarà più resistente a crisi economiche. Ho concluso, questo è il nostro sito e vi ringrazio. Un messaggio che mi sono dimenticato prima, ma visto dalla locandina, per essere presente anche il professor Andrea Pomagalli dell'Università di Pavia, che però ha avuto gravi problemi familiari ieri sera, tardi ci ha comunicato, non era impossibilità da adesso, quindi mi ha mandato il suo intervento, che però io magari cercherò di riassumere dopo in fase di dibattito, per portare anche nel dibattito gli elementi che sarebbero stati appunto nel suo intervento. Questo? Sì. Vabbè, in realtà non era previsto quello, questo invece è un libro che ho scritto adesso, no, un anno fa in realtà, e forse non è quel libro, c'è una dedica ai miei figli. Io abito a Rancuna, sono vicino a Leopardi, insomma, Recreati a 20 km da mia casa, e i miei figli si chiamano Silvia e Giacomo, e il libro che ho scritto prima si chiama Oltre la siepe, per cui sono proprio leopardiano. Nella dedica, non mi ricordo in quel libro, ai figli, dicevo: ragazzi, noi siamo, la mia generazione si è molto indebitata, per cui non ci danno le pensioni per le vostre, per la vostra generazione. Quindi il mio consiglio è: quando morirò tra tramonto, voi non andate a denunciare la mia scomparsa. Comprate un frigo gigantesco, piazzate lì dentro e campate con la pensione mia. Mi sembra fatto spiritoso. Fino al paio di giorni dopo che ho chiuso il libro, che ha suonato a casa un signore dicendo: ho un frigo gigante da portare. Per fortuna era per il vicino, era sbagliato. Poi ha preso un colpo, ha preso verso due stronze. Allora, questo libro è sulla acrescita, nel senso che io non ne posso più di sentire parlare di crescita. Dobbiamo crescere per, insomma, il PIL deve aumentare, il PIL ormai non misura più niente. Pensate solo alle telefonate
che fate, non so, per i vostri figli, amici che abitano all'estero. Poi utilizzate Skype, e Skype non fa aumentare il PIL. Bene, mentre se le fate col telefonino o il telefono pagando l'operatore, il PIL aumenta, va bene? Quindi il PIL non misura purtroppo più niente, dovremmo occuparci secondo me di altre robe, non solo di crescita del prodotto, ma anche di tempi di lavoro, quanto tempo abbiamo da passare con la nostra famiglia e così via. Insomma, tutte le cose che rendono crescere la nostra vita, va bene? Le fare, organizzare le feste medievali, il radar, per esempio, questo è fare la pipì nella porta della tua assessora, un blottista. Non è vero, scherzo. Non è che viene ripresa sta roba, no? Come si dice? Andiamo avanti. Allora, questa è solo per questo è. Come va il reddito pro capite nel mondo, diciamo, dall'anno zero, da quando è nato Gesù Cristo ad oggi, fino al 1700, in Europa e negli Stati Uniti, che è quella linea gialla, fino al 1700 tutti i paesi andavano pieno piano. Poi improvvisamente noi siamo saliti, poi l'Africa che è più sfortunata sale poco alla fine, però è quello. Cosa è successo? Non è che improvvisamente c'è il signoraggio, le banche, non è cambiato la politica, è cambiata la produttività. Cioè tutto quell'aumento che c'è stato si deve esclusivamente alla produttività. Cioè se il reddito una volta era di 100, adesso è quasi di 22.000, 23.000. Cioè all'inizio si moriva di fame, poi con la produttività ci ha consentito di star meglio. C'entra le banche, c'entra la moneta poco, molto poco. C'entra in un altro senso che vedremo, ma non è così. Non è che le banche buone o cattive ci hanno rubato qualcosa. Ci hanno rubato, vedremo che ci hanno rubato abbastanza. Ma come questo interesse? La produttività è quella che ha governato le nostre vite. Se non dobbiamo più preoccuparci di campare, di sopravvivere. Prima del 1700 sì. Io quando ero piccolo, i miei genitori mi raccontavano storie terribili del tipo se fai il cattivo viene l'orco che mangia i bambini. Vabbè, nel 1500 l'orco c'era vero, e per i fame pare i bambini venissero mangiati, perché piuttosto che morire era meglio mangiare un bambino. Andiamo avanti. Allora, questa è abbastanza impressionante, secondo me. E cioè, è il mondo, anziché rappresentato con la raffigurazione di mercature, è in base alla ricchezza. Allora, vedete, c'è per esempio
gli Stati Uniti e il Canada, in particolare, che sono grandissimi, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, che è grandissima. Se andate sulla destra, quella roba buffa che non si capisce, quella è il Giappone, quella verdina è la Cina, è grossa perché c'è 1,5 miliardi di cinesi. E poi c'è, guardate l'Africa, l'Africa praticamente non c'è, non esiste. Poi il Sud America, guardate quando sono piccoli. Va bene, quello cosa vuol dire? Vuol dire che ci siamo noi i ricchi e gli altri i poverissimi. Una delle cose più difficili è l'uomo, diciamo del 2000 soprattutto, ha una grande scelta da fare importante alla vita, c'è solo una, è quella di scegliersi i genitori giusti, che siano ricchi e indovinate dove devono abitare, perché se per caso sbagliate i genitori, c'è il rischio che andate di là, in basso, e c'è il grosso rischio di non riuscire mai ad avanzare le scale sociali. Come vedete, c'è una grossa corrispondenza tra ricchezza e reddito pro capite. I paesi più ricchi sono anche quelli con il reddito maggiore. Possiamo andare a vedere l'altra che penso sia. Quella dopo c'era un'altra o no, niente. Vabbè. Insomma, quello allora, torno un attimo alle banche. Le banche e la moneta è importante perché mette in relazione una persona con un'altra, ma anche per periodi di tempo diversi. Torno un attimo sul mettere in relazione una persona con un'altra. Fate conto che voi siete sposati, siete una donna sposata con un operaio della Fiat. Se non ci fosse la moneta, la Fiat, anziché pagare il salario in euro, in lire, o in quello che vi pare, lo pagherebbe con, che ne so, il cambio della macchina. Allora, questa moneta deve andare in giro col cambio della macchina e andare con il pane e poi, insomma, un casino terribile, ovviamente. Va bene, quindi una funzione della moneta è quella. L'altra funzione importante è che la moneta e il credito, soprattutto, mette in relazione periodi di tempo diversi. Quando io banco, do i soldi a un'altra persona, allora non sono i soldi di uno che io giro, io non faccio l'intermediario, solo lo creo in parte, perché ho bisogno dei soldi degli altri, perché se per caso tutti i miei debitori mi dicono ridami indietro i depositi e io non ce li ho, fallisco. Va bene, nei paesi anglosassoni ci sono le cosiddette bank holiday, sono le vacanze delle banche, un giorno in qualche mese o due giorni in qualche mese istituiti, proprio perché era un periodo in cui c'era
gente che vuole i soldi indietro, per non farli fallire, cosa fa il regnante o la banca centrale dell'epoca? Dice: questo giorno la banca è in vacanza, c'è una holiday della banca. Bene. Quindi la banca, come perché è importante, altrimenti è importante? Perché la banca in qualche modo crea, non totalmente dal nulla, ma crea credito e si può permettere di dire: io in questo credito vi do un tasso di interesse positivo perché con questi soldi che ti presto te li investi e mancati diventeranno più produttivi in ti una che so, nuova e il computer quello che è. Quindi per quello vai avanti. Se per caso e cosa va male, te banca fallisce, perché il soggetto con cui è apprezzato credito non è in grado di ridarti indietro. Possiamo andare avanti, credo. Se andiamo avanti, vediamo quello che sta succedendo negli Stati Uniti, ma nei principali paesi del mondo oggi, cioè la produttività, che è la linea blu, continua a aumentare, l'occupazione privata e soprattutto il reddito, i salari degli occupati, no. Diciamo lì sono dal 90, beh, dagli anni 90 non c'è più nessuna relazione tra aumento del PIL e aumento dell'occupazione, perché continua a sbarronarci sul fatto che bisogna crescere il PIL e aumentare. Non più perché aumenta l'occupazione, che non è vero. L'unica cosa che aumenta sono i profitti. Va bene? Quindi le banche, è vero che guadagnano di più, ma redistribuiscono in maniera ovviamente a loro favore quello che è l'aumento della produttività. Bene. Allora, se la moneta fosse veramente un bene comune, uno dei compiti dell'autorità di politica monetaria sarebbe quello di garantire, di adottare politiche che ci portano alla piena occupazione. E in un mondo fatto così, alla piena occupazione ci arriviamo solo se i robot diventeranno proprietà comune. Cioè, prima di avere la moneta bene comune, avrei bisogno che il robot diventi una proprietà comune, che non ci facciamo nulla di un bene come la moneta comune, se i robot rimangono privati. Allora, la cosa, secondo me, è una roba molto difficile. La cosa che mi dà fiducia è che il sistema economico si regge, dicono tutti gli economisti insieme, sulla domanda e sull'offerta. Ora, se c'è un aumento di produttività,
perché abbiamo più robot, è chiaro che aumenta l'offerta. Ma se i robot sono in capo a 4 persone, la domanda non può aumentare. Dobbiamo arrivare a una situazione in cui chi fa i lavori sporchi sono i robot e gli uomini si dedicheranno a fare qualcosa, a vestirsi. Il mio obiettivo non è vestirmi come questi due cretini qui della moneta, ma come si fa a mettere avanti? Non so di chi è la colpa, che ha messo una foto di questi due poveretti vestiti come dei matti. Poi glielo spieghiamo. Quindi ribadisco che la moneta, le banche sono ovviamente importanti solo per redistribuire il reddito e ovviamente uno più è grande e peggio è. C'è una cosa che vale in economia che si chiama effetto di San Matteo. Se voi andate a vedere il Vangelo di San Matteo, c'è un punto in cui lui dice a chi più ha più verrà dato, e in economia funziona così. Quelli ricchi, vi ricordate i paesi, se vi andate a guardare nel tempo, all'inizio erano un po' più grandi, sono sempre più grandi, e se la politica non interviene non c'è nulla a fare, quelli diventeranno ancora più grandi. Quindi bisogna sperimentare altre vie per me. E, come dicevo al vostro tempo prima, si potrebbe sperimentare un po' di cose, cooperative, moneta locali, anche partendo dal piccolo e quindi anche partendo da Cardano. Basta, non vorrei che alla fine prima minacciato che se non mi fa fare la fine di Paolo senza Francesca trovata, almeno quello sarà divertito. Grazie. Grazie per sottolineare l'intervento. Credo che su tante cose, ovviamente, pur nelle diversità, eccetera, siamo concordi. Poi, ovviamente, gli aspetti tecnici, per esempio, del fallimento delle banche sono cose veramente opache. È difficile vedere là dentro, credo. Quindi il fatto che falliscano le banche, per esempio, ovviamente quello che viene in mente subito è Lehman Brothers, a me viene in mente di dire ma chi ha fatto una disclosure su quello che c'era nel bilancio di Lehman Brothers? No, se io avevo un mutuo con Lehman Brothers, poi lo dovevo pagare quando è fallito o no? Se avevo un asset, no? Se avevo un conto finanziario presso Lehman Brothers, sicuramente ho perso i soldi, no? Sappiamo come sono andate. Ma se avevo un mutuo, poi qualcuno se l'è preso? A me sembra che Berkeley è andato lì e ha comprato, no? Quindi queste cose sono un po' strane, no? Perché questi libri contabili vengono cancellati a seconda di chi è la proprietà di questi libri contabili. E sappiamo, grandi cancellazioni nella storia venivano fatte ciclicamente, la questione del giubileo era qualcosa che era un tempo in regimi monetari antichi fino al Medioevo era normale, perché forse all'epoca l'essere umano in qualche modo, ci sono poche tracce di queste cose purtroppo, però si sa
no? Che il giubileo, cioè la cancellazione dei libri contabili, la distruzione dei libri contabili, a cominciare da Babilonia con le tavolette che venivano distrutte, si faceva per ricominciare, no? Per dare vita a un nuovo ciclo. Esatto, no, no, questo è esatto, no, questo è il punto. Allora il discorso è, a un certo punto nella storia, quando lei ha visto, ha fatto vedere dal grafico che c'è un'impennata così violenta, no? Intorno al 1700-1800, probabilmente lì è successo qualcosa che forse prima non era successo, no? E poi d'altronde lo vediamo anche dal numero degli abitanti della Terra, che è cresciuto a scala logaritmica. Quindi è successo qualcosa, che sia qualcosa che riguarda solo la moneta, no, è ovvio, è qualcosa che riguarda tutto, ma in questo gioco la moneta ha giocato sicuramente una parte molto importante, a mio parere, perché si è messo in piedi un meccanismo di alimentazione, come se, d'altronde, dopo, allo stesso tempo è stato inventato un moderascopio, no? Quindi è qualcosa che vede più elementi mettersi insieme. E i romani anche avevano inventato non so se quanti lo sanno, i romani già avevano la tecnologia del motore a vapore, ma la usavano per fare dei giocattoli, si divertivano, non ne trovavano l'utilità. Invece nel 1700 in Inghilterra è successo qualcosa di particolare, allo stesso tempo, proprio nello stesso paese, è stato creato in via definitiva il sistema monetario moderno. Quindi lì e forse dobbiamo analizzare un po' che è successo in quella fase storica, questo credo sia la cosa interessante. E quindi la parte dei fallimenti bancari è sicuramente interessante, perché è qualcosa che suona male, no? Comunque suona male il fatto che una banca fallisce, è qualcosa che... però è vero che falliscono, quindi non è che sono esseri immortali. Certamente chi è il padrone della banca, quello non fallisce. Perché la banca con l'ammortamento francese incamera subito gli interessi, distribuisce i dividendi e lascia sul libro contabile il capitale che ha creato, no? Poi quello viene distrutto e quello va a sicuramente il primo che subisce quel fatto è il correntista, certamente non il padrone della banca, che nemmeno ha portato i capitali alle Cayman. Poi quello che succede in Italia o negli Stati Uniti, nel caso di Lehman Brothers, o in Italia, nel caso per esempio di Monte dei Paschi, oppure Monte dei Paschi, no? Sappiamo che va in crisi, ma non ci dicono chi sono i correntisti che non hanno pagato, no? Poi escono le voci che i correntisti in realtà sono dei grandi potentati italiani, no? Quindi la qualità del debito e dei non pagatori è diversa, se sono io, lei o Davide è un conto, se sono le elite nostre che vanno lì a farsi fare il credito perché sono potenti e usano la scatola bancaria per fare giochi politici è un altro, insomma. Quindi c'è tutta questa opacità che fa parte del discorso ovviamente sotteso che facciamo nel dire invece la trasparenza, no? La trasparenza è dire come viene creata la moneta, come viene gestita, come viene erogata e come poi viene riciclata. Quindi questo fa parte, però è ovvio che è una questione che spesso viene banalizzata, questo è vero, anzi è sicuramente vero ed è molto grave questa cosa, perché non va banalizzata e si dice insomma banalmente che le banche creano moneta, però certi passaggi magari sono solo propedeutici al discorso che si fa, sono tecnicismi che però invece poi ecco, magari in fase di dibattito vanno approfonditi. Allora ci sarebbe l'intervento degli amici svizzeri e oppure io direi una cosa, se Thomas vuole intervenire adesso poi facciamo una piccola pausa e poi sentiamo gli amici svizzeri e facciamo una continuazione di dibattito. Venite qua? Allora, innanzitutto grazie agli organizzatori e al sindaco per l'invito. E la mia posizione è un po' una via di mezzo, credo, tra quella di moneta bene comune e quella del professore. E, nel senso, anche io come professore credo che il potere delle banche di creare credito
non è il problema principale che oggi c'è nel mondo, nel senso che, come si è detto, le banche creano credito da secoli, quindi non è una cosa nuova, è una cosa che va avanti da secoli, come diceva anche Domenico nella sua presentazione. Secondo me il problema principale oggi è il ruolo preponderante che ha la finanza privata rispetto alla finanza pubblica. Quello, secondo me, è il problema principale che viviamo oggi, nel senso che se guardiamo la crisi più recente, quindi la crisi del 2008, vediamo che non è che la crisi è stata causata semplicemente dal potere delle banche di creare credito e di creare denaro dal nulla, cosa che effettivamente fanno, ma è stato determinato dal fatto che oggi le banche possono creare credito praticamente in misura illimitata. Ecco, questo sì è senz'altro un problema, nel senso che in un sistema, diciamo, bancario normale, tra virgolette, la banca estende il credito a qualcuno, ma ovviamente ha interesse che quella persona ripaghi il credito, perché, come dicevamo prima, anche le banche possono andare fallite. E quindi, diciamo, in un sistema del genere, è vero, il potere delle banche di creare credito non è troppo problematico, purché ovviamente anche i tassi di interesse non siano eccessivamente alti. Il problema qual è? È che oggi, attraverso il sistema delle cartolarizzazioni, per esempio, le banche estendono un credito a un soggetto e poi rivendono quel credito a un soggetto terzo. Quindi ormai le banche non hanno più nessun interesse a che quella persona sia in grado di rimborsare il credito e così via, ma praticamente creano credito quasi in misura illimitata, perché tanto sanno che poi, come facevano in America prima della crisi, impacchettavano centinaia, migliaia di mutui in un unico super mutuo che poi rivendevano a un soggetto terzo, banche di investimento e così via. Quindi è chiaro che un sistema di questo genere qua è effettivamente estremamente problematico, perché permette effettivamente una creazione illimitata di denaro. Quindi questo è senz'altro un problema. Se poi pensiamo a tutta una serie di trasformazioni che sono avvenute nel sistema bancario e finanziario negli ultimi decenni, soprattutto negli ultimi 30-40 anni, vediamo tutta una serie di altri problemi che sono emersi. Per esempio, la separazione che un tempo esisteva tra banche commerciali e banche di investimento ormai non esiste più da nessuna parte. Quindi le banche possono utilizzare questo potere di creare moneta, di creare credito, anche a fini speculativi, e anzi soprattutto a fini speculativi di investimento. Questa è una cosa, un altro dei problemi che viviamo oggi, ma che non dipende di per sé dal potere delle banche di creare credito, ma dal fatto che ormai questo potere di creazione del credito non sottostà più a nessun controllo e a nessun regolamento di nessun tipo. Abbiamo assistito tra l'altro anche a un consolidamento estremo del sistema bancario, quindi il sistema bancario che è diventato sempre più concentrato, sempre più potente, dando poi vita a quelle famose banche too big to fail, che appunto sono talmente grandi che, appunto, è vero che possono tecnicamente fallire, ma gli stati non possono lasciarle fallire, perché il fallimento di quella banca avrebbe delle ripercussioni tali su tutto il sistema economico che poi alla fine il pantalone deve pagare per salvare quelle banche, perché altrimenti l'impatto sarebbe devastante. Ecco, quindi secondo me questo è uno dei problemi. Questo, come è stato detto, diciamo, determina fondamentalmente un sistema in cui le banche possono creare queste bolle economiche enormi, che indirizzando il denaro soprattutto in alcune categorie, in alcuni settori dell'economia, principalmente il mattone, bolle che inevitabilmente scoppiano, causando tutta una serie di conseguenze che ovviamente poi hanno un impatto soprattutto sulle categorie più deboli, sui lavoratori e così via. Ma questo è solo uno dei problemi. Il problema principale, forse, ed è stato anche detto qua, è che un sistema in cui la stragrande maggioranza della moneta viene creata di fatto dalle banche private è un sistema in cui sono le banche private a determinare effettivamente in cosa si investe, cosa viene prodotto, come quella cosa viene prodotto, cosa viene consumato e così via. Cioè, fondamentalmente tutte le decisioni principali di un'economia, cioè l'investimento, che è, diciamo, l'elemento di base di qualunque economia, è oggi praticamente tutto, diciamo, nelle mani di una serie, e neanche di tantissimi soggetti privati, perché, come si diceva prima, Domenico ha mostrato quel diagramma che faceva vedere qua la concentrazione del sistema bancario, sono di fatto una quindicina di megabanche
che controllano, diciamo, il grosso di questi flussi finanziari. Quindi questo è un problema enorme, non il fatto che le banche possono, diciamo, di per sé creare denaro dal nulla, cosa che facevano anche, non so, anche nel corso del cosiddetto trentennio glorioso, no, del dopoguerra, in cui l'economia cresceva, diciamo, la gente aveva un'occupazione stabile, le crisi finanziarie non si verificavano perché c'erano tutta una serie di controlli. Nonostante questo, le banche anche allora creavano denaro dal nulla. Quindi, diciamo, il problema secondo me non è la capacità delle banche di creare denaro dal nulla, ma è l'esistenza o meno di regole che permettano, che regolamentano quanto le banche possono creare, come lo possono creare e così via. Però ecco, questo processo, diciamo, di questa espansione della finanza privata, secondo me può solo essere compresa alla luce di un processo parallelo che si è verificato negli ultimi 30-40 anni, che è appunto la drastica e progressiva riduzione della sfera della finanza pubblica. Cioè, questi sono due processi che sono andati mano nella mano e che si possono solo comprendere insieme, perché sono assolutamente complementari. Nel senso che negli ultimi 30-40 anni, mentre appunto si permetteva alla finanza privata di diventare sempre più potente attraverso appunto tutta una serie di processi di deregolamentazione e così via, nel frattempo si riduceva la sfera della finanza pubblica, cioè la capacità degli stati di intervenire nell'economia attraverso la spesa pubblica. E questo è avvenuto attraverso, diciamo, una miriade di strumenti, attraverso appunto la creazione di banche centrali indipendenti, no? Quindi la separazione formale tra il tesoro, l'istituzione fiscale di uno Stato e le banche centrali di quello Stato, un processo che negli anni 80 è avvenuto in praticamente tutti i paesi avanzati, l'istituzione di tetti formali a quanto uno Stato può spendere, no? I famosi come tetti deficit PIL, no? Ovviamente il caso più estremo di questo processo di riduzione della spesa pubblica è quello dell'eurozona, cioè in cui non solo, diciamo, i tesori, diciamo, le tesorerie nazionali sono state separate formalmente dalle banche centrali, ma si è separata l'istituzione delle banche centrali dagli stati veri e propri. Quindi, diciamo, questo processo di compressione della sfera pubblica nell'eurozona ha raggiunto, diciamo, la sua espressione e il suo limite più estremo. Quindi espansione della finanza pubblica, riduzione della finanza privata, riduzione della finanza pubblica, due processi che sono andati mano nella mano e sono strettamente legati. Perché? Perché in un'economia capitalistica, diciamo, il denaro deve venire da qualche parte, cioè se il denaro non viene dallo Stato, fondamentalmente non viene immesso nell'economia dallo Stato attraverso la spesa pubblica e in particolare attraverso la spesa in deficit, ovviamente, diciamo, non potrà che venire dalle banche commerciali, cioè dal settore della finanza privata. Quindi la riduzione della sfera pubblica determina sempre un incremento del potere della sfera della finanza privata, semplicemente perché la gente è costretta a rivolgersi alle banche per poter mantenere inalterati i propri livelli di consumo. Questo è quello che abbiamo visto negli ultimi 30 anni, no? Di fronte a una stagnazione dei salari, sempre più gente si è rivolta alle banche, si è indebitata con le banche per poter continuare a mantenere inalterati i propri livelli di consumo. Questo ha determinato anche una finanziarizzazione del debito pubblico stesso, perché, diciamo, il debito pubblico in un regime di sovranità monetaria, cioè in un sistema in cui lo Stato di fatto controlla la propria banca centrale, non è un debito, non è un problema. Cioè, il debito pubblico in un regime di sovranità monetaria è una risorsa. Il problema, diciamo, si determina quando c'è in assenza di sovranità monetaria, cioè in un sistema in cui lo Stato non controlla più la moneta, non controlla più la banca centrale, e la condizione in cui, diciamo, versano tutti i paesi dell'eurozona, ecco, in quella situazione lì gli stati finiscono per essere dipendenti dalla finanza privata, cioè sono costretti ad andare col cappello in mano dalle banche private per farsi dare i soldi, per investire, per fare qualunque cosa, per mandare avanti l'economia. Quindi, ecco, questo processo di finanziarizzazione del debito pubblico è stato assolutamente devastante, perché ha trasformato quello che è una risorsa in quella che è di fatto una gabbia. E quindi, che fare? Diciamo che, secondo me,
l'eliminazione del potere di credito delle banche, cioè secondo me non è, diciamo, non è necessariamente, diciamo, quello che serve. Io penso che il credito di per sé gioca un ruolo importante nell'economia, cioè l'idea, poi qui si entra nel tecnico, insomma ci vorrebbe molto più tempo per discuterne, ma l'idea di un comitato centrale che decide, no, l'esatto ammontare di quanta moneta deve essere creata in un, so, in un dato mese, in una data settimana, a me mi preoccupa un po' come cosa. Insomma, il problema principale qual è? Quello che serve è come minimo una riregolamentazione drastica del sistema finanziario, cioè le banche, altro che, diciamo, il problema della creazione di credito, le banche devono tornare a fare esattamente quello, cioè quello per cui sono nate, cioè estendere credito alle famiglie e alle imprese a livello locale per sostenere l'economia in un regime fortemente regolamentato dalle autorità pubbliche, che è un po' il regime, diciamo, che abbiamo avuto dal dopo, nella maggior parte dei paesi avanzati dal dopoguerra e per esempio negli Stati Uniti dagli anni 30, con diversità, diciamo, fino agli anni 70, in cui tutta una serie di controlli hanno cominciato a essere eliminati. E questo che vuol dire? Cioè vuol dire che servono dei tetti molto chiari a quanto credito le banche possono creare, bisogna separare drasticamente le banche commerciali dalle banche di investimento, la banca centrale deve determinare un tasso di interesse che sia basso, diciamo, non vessatorio nei confronti delle famiglie e delle imprese, come minimo, cioè deve portare a quella che Keynes chiamava, no, l'eutanasia dei rentier, nel senso un sistema, diciamo, in cui i tassi di interesse superano un certo livello è ovviamente un sistema inaccettabile, e la banca centrale può fissare esattamente il tasso di interesse che vuole, e questa, diciamo, come società, una società dovrebbe decidere, no, qual è il tasso di interesse che noi riteniamo accettabile per una società e fissarlo, e non permettere alle banche di chiedere, diciamo, un tasso di interesse più alto di quello. Quello potrebbe essere fatto, diciamo, per via legislativa senza troppi problemi. Ovviamente l'eutanasia definitiva dei rentier sarebbe la nazionalizzazione del sistema bancario. Diciamo, io tendenzialmente sarei anche favorevole, cioè, ai fini della stabilità monetaria si potrebbe anche mantenere, diciamo, una finanza privata strettamente regolamentata, ai fini della stabilità monetaria. Se ovviamente poi lo scopo è anche quello di ridurre drasticamente il potere di alcuni soggetti, di alcune categorie, di alcuni soggetti nell'economia, allora perché non fare la nazionalizzazione? Anche perché oggi, diciamo che in un certo senso il sistema finanziario privato è già pubblico per certi versi, cioè nel senso che abbiamo un sistema in cui i depositi sono garantiti dallo Stato, gli Stati devono intervenire per salvare le banche ogni volta che queste vanno in crisi. Di fatto le banche oggi sono tenute in piedi dalle banche centrali attraverso, no, i programmi di quantitative easing e così via, cioè queste sono delle flebe di flebo di denaro che le banche centrali fondamentalmente hanno messo su per tenere insieme queste banche che non a caso vengono definite banche zombie, cioè zombie banks, perché sono banche che vengono tenute in piedi artificialmente dalle banche centrali. Quindi di fatto, come dire, un classico regime di e privatizzazione dei profitti e socializzazione delle perdite, termine di cui si sente tanto parlare, questa è la rappresentazione plastica, diciamo, del sistema che vige oggi. Quindi insomma, se dobbiamo socializzare le perdite, per quanto mi riguarda, tanto vale che socializziamo anche i profitti, cioè a questo punto mi sembra veramente il minimo. Però, diciamo, accanto a questa che un tempo veniva chiamata, no, repressione finanziaria, cioè quanto questa repressione del sistema finanziario privato, che va represso, assolutamente, su questo sono assolutamente d'accordo, è fondamentale una drastica espansione del ruolo della finanza pubblica. Cioè lo Stato deve tornare a giocare un ruolo centrale nell'allocazione delle risorse, nell'allocazione degli investimenti nell'economia. E questo perché? Perché è solo attraverso lo Stato che noi cittadini di uno Stato, se lo Stato è democratico, che i cittadini possono avere una voce in capitolo in ciò che viene prodotto, in come quella cosa viene prodotta, in cosa viene nella direzione in cui vogliamo andare come società. È solo attraverso lo Stato che noi cittadini possiamo, diciamo, determinare chi prende i soldi, possiamo decidere che l'economia verde deve ricevere molti più soldi dell'economia che inquina. È solo riducendo il ruolo della finanza privata e aumentando il ruolo della finanza pubblica che possiamo incidere su queste decisioni fondamentali per lo sviluppo di un'economia. Ovviamente questo richiede
richiede chiaramente la cosiddetta sovranità, sovranità monetaria, di cui si sente tanto, di cui si sente tanto discutere, e su, insomma, soprattutto qua nell'Eurozona, per ovvi motivi, nel senso che noi appunto non ce l'abbiamo questa sovranità monetaria. Quindi sul che fare, diciamo, quello sarebbe il tema di un altro incontro probabilmente, perché come sapete anche quello è un dibattito infuocato. E, comunque è evidente che, diciamo, la sovranità monetaria è una condizione sine qua non, cioè una condizione necessaria per l'espansione del ruolo della finanza pubblica. Quindi per noi che non abbiamo una banca centrale, questo è un... a meno che non si voglia considerare la BCE anche un po' nostra, ma insomma io faccio fatica a vederla così. Quindi insomma, questo è un problema molto molto serio, e di cui poi si può eventualmente discutere. Ovviamente bisogna anche superare tutta una serie di preconcetti che esistono sui deficit pubblici, sul debito pubblico. Cioè, insomma, bisogna dire chiaramente che in un regime di sovranità monetaria, escludendo casi estremi, il deficit pubblico e il debito pubblico non sono, diciamo, problemi di per sé. Cioè, a noi ci hanno veramente sfracassato i marroni con questa storia del debito pubblico e lo continuano a fare. Qua in Europa abbiamo l'esempio, per esempio, un esempio molto citato molto spesso, che è quello del Giappone, cioè un paese che ha il 250% di rapporto debito-PIL, quindi doppio dell'Italia, un paese e che nonostante questo, come dire, paga un tasso di interesse che è vicino allo zero sul proprio debito pubblico, ha praticamente raggiunto la piena occupazione e ha tutta una serie di problemi relativi alla produttività di cui parlava il professore, ma di sicuro il debito pubblico, ecco, nel Giappone del 250% di rapporto debito-PIL non è uno dei problemi del paese. Quindi, e qui diciamo, vado a chiudere, repressione della finanza privata, espansione della finanza pubblica che richiede A, appunto, sovranità monetaria, e B, secondo me, diciamo, un consolidamento delle funzioni della banca centrale e del tesoro. Cioè quest'idea della separazione dei poteri, dell'indipendenza della banca centrale, per cui diciamo solo dei tecnocrati non eletti sono abbastanza intelligenti da decidere, no, quanta moneta viene creata e così via, è un concetto che va superato. Secondo me i rappresentanti eletti di un paese devono poter spendere liberamente ai fini di raggiungere gli obiettivi che una società si dà. Cioè se noi come società, come Italia, decidiamo che tra i nostri obiettivi ci deve essere la piena occupazione, la sanità per tutti, tutta una serie di diritti sociali garantiti, lo Stato deve poter spendere affinché quegli obiettivi siano raggiunti, entro dei limiti che ovviamente, insomma, limiti inflazionistici che uno deve assolutamente darsi e tutta una serie di altri limiti che uno si deve dare. All'interno di quei limiti là, diciamo, lo Stato deve essere libero di spendere, proprio perché la moneta è un bene pubblico, è un bene comune. Su questo sono assolutamente d'accordo con gli organizzatori. Grazie.